Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Ogni tanto ritorno, ero venuto in garage a fare un po' di ordine e niente, invece è più forte di me. Mi sa che oggi vi farò non una recensione ma un rapido video su questa saldatrice, la MEW201 Sin Eco della Weldinger. Saldatrice multiprocesso che ci permette di saldare sia a TIG, MMA, filo animato, filo continuo con gas, eccetera. Una saldatrice molto completa che adesso vedremo nei suoi dettagli. Sarà un video rapido perché voglio farvi vedere anche la troncatrice della Weldinger, troncatrice per metallo. Quindi diamo un'occhiata rapida a questi due utensili, guardiamo come sono fatti, vediamo così velocemente le caratteristiche, ma soprattutto facciamo due prove di saldature al volo. Ragazzi, ho davvero pochi minuti, quindi sarà un video sintetico nel quale vi farò vedere più che altro la qualità di questi prodotti. Già sapete che i prodotti della Weldinger che mi manda il sito Riku Shop sono di elevata qualità. E occhio, perché a breve arriverà una novità interessantissima che piacerà a tantissimi di voi. Quindi è l'evoluzione di una saldatrice che già vi è piaciuta tantissimo, ma non vi svelo nulla. Oggi concentriamoci su questi. Facciamo questo rapido video. Iniziamo. E allora diamo una prima rapida occhiata a questa troncatrice. Il modello è TJ3000 della Weldinger e ci permette di tagliare il metallo, quindi abbassandosi in questo modo la copertura si sposta e quindi ci permette di eseguire i tagli. Ha una struttura molto robusta, è pesante e massiccia. Tra l'altro è accessoriata anche con dei sistemi che ci permettono di misurare il pezzo bloccandolo, ma questo ve lo farò vedere più avanti. Comunque, ammontato da questa parte, ci permette tramite una battuta di decidere la lunghezza del pezzo da tagliare e quindi ripetere ogni volta il taglio con la stessa lunghezza. Oggi, dato che è semplicemente un video rapido, vedremo il risultato che otterremo. Quindi vi faccio sentire anche il rumore, è una partenza soft start e poi si arresta ovviamente lentamente. Guardate. Ovviamente dopo aver finito il lavoro è possibile anche richiuderla tramite un pomellino nella parte laterale e quindi si può trasportare con un'impugnatura sulla parte alta. È massiccia e pesante, un oggetto di buona qualità che funziona bene costruito senza economizzare. Vi lascerò ovviamente il link anche di questo per dare un'occhiata al prodotto. Esiste anche una versione con il disco con i denti, quindi quel tipo di disco che non si consuma come il disco per il flex e ci permette di tagliare il metallo come accade con le troncatrici multifunzione, sia che tagliano sia il legno che il metallo. Ma facciamo subito un paio di prove di taglio e poi passiamo alla saldatrice. Per poter riaprire, quindi per poter sollevare la troncatrice, in questo caso basta semplicemente premere verso il basso, rilasciarla e si solleverà. Quindi metto un paio di protezioni e iniziamo subito a fare qualche prova di taglio. Nel frattempo vi farò anche una rapida descrizione. Allora, per poter tirare indietro questa parte basterà sollevare questa parte gialla che ci permette di regolare la sua larghezza. Una volta però inserito il pezzo basterà semplicemente spingere e dopodiché ruotare questa parte, questa leva, in modo da stringerlo e mantenerlo fermo al suo posto. Da questa parte abbiamo anche la regolazione dell'angolo di taglio che va da 0 a 45 gradi, quindi ci permette di fare dei tagli che ci permettono anche di fare saldature poi con pezzi che formino un angolo di 90 gradi. Adesso proviamo subito a realizzare un taglio. E questo è il taglio che abbiamo ottenuto, molto pulito. E allora ragazzi, visto questo taglio molto rapido, adesso passiamo direttamente alle saldature. Questa era semplicemente un'anteprima di questo utensile che ho intenzione di approfondire nei prossimi giorni. Quindi metto la saldatrice al suo posto e proviamo a fare qualche piccolo cordoncino. Adesso diamo un'occhiata a questa saldatrice. Iniziamo mettendo il filo al suo interno, quindi apro lo sportellino dalla parte laterale. Ragazzi, guardate che qualità, davvero fantastica. Allora tolgo il sistema che tiene la bobina, quindi la inserisco. Guardate, tutto in metallo ragazzi, fatto davvero molto bene. Allora, Weldinger punta sulla qualità e ci sta dando veramente prodotti fatti molto molto bene. Ragazzi, doveva essere una cosa rapida, ma guardate la qualità. Guardate i componenti,
Davvero eccezionale, pure la regolazione micrometrica con i riferimenti per renderci conto di quanto stiamo stringendo e quindi ripetere sempre con lo stesso tipo di diametro di filo la pressione sempre allo stesso modo. Guardate anche la parte frontale, pannello di controllo da cui possiamo gestire tutti i parametri per quanto riguarda la saldatura MMA, la saldatura a TIG e per quanto riguarda la saldatura con il filo sia animato che non. Tramite questo pannello infatti possiamo gestire 2-4 tempi, eccetera. Una saldatrice davvero fatta molto bene, che spero di recensirvi in modo molto più approfondito appena avrò un po' di tempo. Questa è la torcia che viene data in dotazione, MIG 15, colleghiamola quindi nella parte frontale. Si accende premendo l'interruttore nella parte posteriore, si accenderà il pannello di controllo che ci darà anche il benvenuto, appare la scritta Hello. È già selezionato come tipo di saldatura MIG, quindi premendo il tastino dovrebbe cominciare a scorrere il filo in avanti. Adesso mettiamo l'ugello della misura adatta e iniziamo a fare qualche cordoncino. E allora ragazzi, ripeto, il video è improvvisato, una cosa rapida, quindi farò solamente qualche cordoncino su questo pezzo di metallo. E ovviamente sto utilizzando filo pieno, la macchina sta saldando collegata alla bombola di gas. Quindi proviamo a fare alcuni cordoni da questa parte e poi proverò a fare anche alcuni cordoni su questo pezzo di metallo un po' più grosso. Allora ragazzi, io ho saldato tirando, abituato al filo animato. Adesso invece salderò nel modo corretto. Scusatemi, ma quando uno va di fretta. Quindi adesso salderò invece spingendo. Vi ricordo che con il filo continuo animato si tira, invece con il filo con il gas si spinge. E io ho appena commesso un errore. Quindi continuo spingendo in avanti. Ok, allora cambio un pochettino questi parametri. Ok, dai, ragazzi, nonostante ancora non abbia studiato bene la saldatrice, comunque sono dei cordoni che mi piacciono. Weldinger, come sempre, ci dà dei prodotti di buona qualità. Anche tirando, devo dire, il cordone non è venuto bellissimo, ma nemmeno fa schifo. Quindi proviamo adesso ad aumentare un pochettino. Forse era un po' troppo, comunque già così mi piace e va bene. Guardate. Adesso passiamo al pezzo più grosso e vediamo come si comporta, anche se non fa bene contatto comunque. Adesso lo guarderemo per bene da vicino. Allora ragazzi, ho variato ovviamente l'impostazione da saldatura a filo, l'ho messa a saldatura MMA. L'ho imposto a 50 A e vediamo come si comporta. Considerate che questi elettrodi sono fermi in garage da almeno un anno. Ok. Questo era a 50 A, proviamo adesso ad aumentare a 55, ne facciamo un altro. Ok,
Ok, 60 ampere. Adesso puliamo tutto e vediamo cosa troviamo qua sotto. E allora, ragazzi, anche in questo caso devo dire niente male. Adesso invece farò una cosa strana. Questi sono dei test di altre saldatrici con altri cordoni. Proviamo a riempire questo spazio, anche se è tantissimo, non è una saldatura normale, però voglio provare a fare un cordone qua dentro. Voglio vedere che effetto ha, quindi anche esteticamente, come risulta con il materiale che non sia semplicemente poggiato sulla superficie. Ok, ne facciamo metà con l'elettrodo e l'altra metà la facciamo con la saldatura a filo. E allora ragazzi, io ero venuto qua in garage per sistemare qualcosa e invece non ho resistito e ho voluto fare questa recensione al volo. Quindi scusatemi se sono stato frettoloso e scusatemi se non vi ho detto tutto quello che potevo dirvi su questa saldatrice. Vi lascerò però il link giù nel primo commento nella descrizione per poterla vedere su internet e leggere tutte le caratteristiche e quindi andare a vedere qualcosa che magari ho sorvolato. Per quanto riguarda però la sua qualità, come vedete, sia per quanto riguarda l'elettrodo che per quanto riguarda la saldatura a filo, va bene, riesce a saldare senza alcun problema e come potete vedere anche impostata a potenza elevata siamo riusciti a ottenere questo bel cordone. D'altra parte Weldinger sappiamo che produce macchine, produce saldatrici e non solo, anche la troncatrice di ottima qualità. Quella è stata un'anteprima rapidissima, a breve spero di farvi una recensione completa sia di questa che di quella. Mi raccomando, andate a dare un'occhiata giù nel primo commento nella descrizione per vedere i prodotti. Io più di questo oggi non posso fare, anzi ho fatto un pochettino più di quello che potevo visto il tempo a disposizione e visto che non riuscirono nemmeno oggi a sistemare il garage. Detto questo, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù dopo esservi iscritti per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!